cari fumettisti del futuro. Oggi vediamo un pochettino di espressioni facciali dei nostri personaggi. Come cambia l'arredamento della della faccia di un personaggio? L'arredamento della faccia in questo caso è molto semplicemente la disposizione delle sopracciglia, della bocca, mh, delle palpebre. Come state notando, io sto facendo un po' di personaggi generalizzati, sì lo so, non sono bellissimi ora allora facciamo gli occhietti, ok guardate, non hanno ah, la bocca gliela facciamo chiusa o oh, sono dei personaggi, dai facciamone ancora un paio così almeno abbiamo un pochettino di possibilità di variazioni. Ok, alziamo benissimo, centriamo l'immagine. Questi personaggi hanno occhi, naso, bocca, orecchio, avevamo l'orecchio, e non hanno ancora sopracciglia e una disposizione definita dalla bocca. Allora, partiamo dal primo personaggio, sopracciglia normali, ah. secondo personaggio, sopracciglia aggrottate. Guardate come semplicemente variando. Lo so che lo sapete, ma constatarlo è una, è, una, è una certa cosa. Sopracciglia anche un po' giù, con la bocca chiusa. Guardate adesso il personaggio: bocca sorridente, bocca ingrugnita, bocca aperta. Sorridente, arrabbiato, eh, perplesso, anche un po' spaventato. Aumentiamo l'effetto, molto contento, molto arrabbiato. Facciamo neanche due fulminini dalla testa, e questo qui lo facciamo con le palpebre a metà. Non è più tanto spaventata, come dire, ah, Non ho capito bene. ha è un po' assonnata. Prendiamo quello arrabbiato. Se noi facciamo gli occhi, cioè le sopracciglia, scusate arrabbiato chiudiamo gli occhi come se li strizzasse e facciamo la bocca da arrabbiato è più che arrabbiato è furioso ah! questo qui triste con gli occhi un po strizzati non è più triste è, se... è disperato proprio ah! piange tantissimo come notate semplicemente cambiando pochissime cose il nostro personaggio è diventato eh, di umore diverso, ha cambiato umore, insomma anche lui ha il diritto di cambiare umore. Per cui divertitevi, prendete, veramente fate una, una faccina molto molto ehm, semplice, così. Come vedete non, non sono stato a fare delle cose particolarmente complicate, però comunque una faccina che abbia una sua, una sua importanza. Il nostro personaggio contento, con la bocca aperta, ah, così, con gli occhi strizzati, ah, è come se amplificasse l'effetto. E poi provate a fare delle combinazioni, che so, faccina arrabbiata e bocca sorridente, <ride> scienziato pazzo dei, dei film di fantascienza. Eh, si possono fare un miliardo e mezzo di combinazioni, semplicemente prendendo... Occhi naso bocca va bene. Eh, sopracciglia, eh, mh, e comunque poco, pochi altri elementi per ottenere tutte le emozioni dell'universo. Provate adesso, vi lascio con un'ultima espressione. Quella pazzo totale che fa la linguaccia! Ah! Ok, ciao a tutti. Alla prossima lezione, provate, provate, provate un miliardo e mezzo di, di espressioni, di possibilità, di, di tutto quello che volete. Saluti e buone espressioni, emozioni e cose divertenti. Ciao, ciao.